vivo per lei da quando sai. La prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai. È entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo. Buongiorno a tutti, è un piacere portarvi il saluto del magnifico rettore Stefano Geuna, che purtroppo non può essere con noi oggi, e ci è sembrato bello aprire questa giornata FISV, Federazione Italiana Scienze della Vita, con un bellissimo video che ha preparato Ilaria Capua, che come voi saprete è una nostra bravissima ricercatrice che oggi lavora negli Stati Uniti. È un video che è stato presentato ufficialmente il 14 novembre all'ambasciata italiana a Washington per festeggiare i 500 anni di Leonardo da Vinci. È un video che si propone di raggiungere 1 milione di like, quindi voi che siete ragazzi tutti quanti connessi, datevi da fare a mettere il vostro like a questo video, che esprime molto bene quella che deve essere l'atteggiamento verso le scienze della vita, le scienze in generale, la ricerca, quindi la passione che ci guida tutti. È un piacere salutare voi studenti, i vostri docenti, perché per l'Università di Torino è importantissimo mantenere dei rapporti strettissimi con gli studenti e con i docenti. I vostri docenti sono le persone che con la loro passione quotidianamente vi guidano e vi aiutano anche a fare le scelte nel momento in cui dovrete scegliere il vostro futuro. Se posso avere la mia presentazione come Università di Torino, io l'ho già messa, okay. È già qua. Vi possono aiutare a fare le scelte più giuste. Solo due parole su quello che è la nostra università. È una grande università. Noi oggi abbiamo più di 75.000 iscritti. Ogni anno gli iscritti crescono di almeno 2.000. Questo significa, ed è un po' un obiettivo che si pone questa giunta che in questo momento sta governando l'università, di arrivare presto, comprendendo anche i docenti e i tecnici, a un'università di 100.000 persone. 100.000 persone in un'università, in una città relativamente piccola come Torino, significa una città nella città. E siamo già in effetti una città nella città. Se pensiamo 80.000 persone unito, 40.000 al Poli, significa 120.000 studenti che animano la vita di una città, che quindi deve essere una città pensata a misura di studenti. Una città molto bella come è la nostra, che deve sempre più adattarsi e essere una vera città universitaria. 61% dei nostri studenti sono ragazze, 22% arrivano da fuori Torino e fuori Piemonte, quindi hanno bisogno di residenze, 6% sono stranieri, certamente si lavorerà per avere più stranieri nella nostra università. Noi abbiamo 23.000 iscritti al primo anno, vi dicevo ogni anno c'è una crescita di 2.000 studenti. Abbiamo un'offerta didattica enorme, ognuno di voi può certamente trovare dentro un ITO il corso di suo gradimento, ma per fare questo
deve essere veramente aiutato dai docenti. Quindi per noi è importantissimo, vi dicevo, il rapporto con i docenti, che sono docenti che fanno orientamento, tutti i docenti sono persone appassionate, ma i docenti che fanno orientamento sono veramente le persone attraverso le quali noi possiamo farvi conoscere quello che si fa e aiutarvi a fare le scelte migliori. E vi posso già dire che stiamo preparando, proprio per avvicinare di più il mondo delle scuole superiori e l'università, dei summer camp per ospitare studenti e docenti, per avvicinarli al mondo delle scienze, ma non solo, perché abbiamo anche un settore umanistico molto importante. Un'ultima cosa che voglio sottolineare è il fatto che l'Università di Torino ha anche un patrimonio enorme in musei. Noi stessi docenti molto spesso non conosciamo tutti i musei che sono proprietà dell'università, collezioni magnifiche. Io vi cito il Museo Lombroso, che credo possa essere un vanto per la nostra città, è un museo universitario, il Museo della Frutta, che bene o male si avvicina al tema della giornata di oggi, quindi l'Orto Botanico. Quindi vi invito a visitare i nostri musei e invito anche i vostri docenti ad accompagnarvi, anche se ormai siete grandi, a visitare questi musei. Per finire, un aspetto che non tutti conoscono. L'Università di Torino si è attrezzata da 3 anni, anzi la cosa fu annunciata proprio nell'edizione FISV di 3 anni fa dall'allora rettore Aiani, per fare in modo che alcuni di voi, i più volonterosi, quelli che hanno un particolare interesse verso alcune materie, che già magari sanno dove vorranno iscriversi, a frequentare per via telematica durante l'ultimo anno degli studi nelle scuole superiori un corso universitario. Si può frequentare online, vi invito a verificare su Start Unito quelli che sono i corsi accessibili, sono tantissimi nel settore umanistico, nel settore scientifico, e quindi quando vi iscriverete all'università, avendo già frequentato il corso, potete sostenere l'esame e in questo modo vi fate un tesoretto di 5 CFU che il primo anno può aiutare perché i CFU, i crediti che voi accumulate nel primo anno, sono crediti che vi aiutano anche a avere le borse di studio, avere la residenza universitaria. Quindi pensateci e soprattutto invito i vostri docenti ad aiutarvi magari a fare questa scelta. Tutti quanti, buon lavoro, sono sicuro che anche questa edizione sarà un'edizione di successo. Grazie a Valeria.